In Isaia 53, verso 10, è detto che il Messia avrebbe dato la sua vita in sacrificio di espiazione per la colpa degli uomini. Ora, letteralmente il testo dice «offrirà il suo nefesh», identificando la sua stessa esistenza, l'io della sua persona, l'intera sua vita. In sintesi, nefesh è una realtà dalle molteplici sfaccettature, come il sangue, la brama del desiderio, la spiritualità, l'essere stesso dell'uomo. Quanto dobbiamo essere grati a Gesù, che si fece uomo e che diede se stesso per salvarci, la sua vita, il suo corpo, il suo sangue, il suo tutto. Degno è l'agnello di un'adorazione perpetua per tutta l'eternità.